Coraggio hanno messo in scena al funerale dello Stato davanti a Equitalia e l'Agenzia delle Entrate. Un uomo si mette in mutande. La risposta del governatore Zaia ai manifestanti del Movimento 9 Dicembre. Ora devono fare alla politica una proposta concreta. Ennesimo treno soppresso e sostituito con un bus fantasma. L'ira dei pendolari diventa delusione e pubblicano un nuovo video su internet. Ancora un episodio di violenza a Padova, medico derubato mentre fermo in auto al semaforo, Mestrini invece tentato assalto all'Eurospar con un tombino. Votato da 118 senatori l'emendamento che punisce i comuni che limitano il gioco d'azzardo per i sindaci che hanno lottato contro le slot è una follia e chiedono un incontro. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Rete Veneta, di TG Padova. Subito in apertura le immagini della protesta dei forconi che oggi davanti a Equitalia si sono messi in mutande. Fuori, fuori, fuori! Fuori, 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 fuori! Assassini! È iniziata così, con un artigiano nudo steso a terra davanti alla sede di Equitalia di via Longhin. Vicino a lui è stata deposta una bara avvolta nel tricolore. La protesta dei forconi a Padova per un giorno lascia i presidi e sfila arrabbiata ed indignata davanti ai luoghi che ritengono colpevoli della morte di tanti imprenditori. Bravo! Ringraziamo Equitalia per la strage che sta compiendo in Italia. 122 imprenditori dall'inizio dell'anno si sono tolti la vita. 60 dei quali avevano a fianco la cartella di Equitalia. Uno dei diritti principali dell'individuo è la vita. Questo Stato la sta togliendo a troppi. Questo Stato che disprezziamo pur amando l'Italia. Si sostengono con abbracci, trattenendo le lacrime, 200 circa i manifestanti che hanno sfilato poi verso la sede della Guardia di Finanza. La loro rabbia sventola anche nel cielo e davanti all'Agenzia delle Entrate esplode bruciando le bollette. Tasse, tasse, tasse. Hai leggi le più oppressive possibili. Ne ho tante da pagare, ma queste ne ho tantissime da pagare, ma purtroppo piuttosto decaparmi è bruso. In silenzio le mani stringono il tricolore, la Costituzione italiana. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta. La protesta si chiude con l'occupazione simbolica dell'Agenzia delle Entrate e poi si torna ai presidi. Insomma, l'avete visto, hanno celebrato una sorta di funerale dello Stato, hanno insultato davanti la sede della Guardia di Finanza. Ecco i volti di questi forconi manifestanti esasperati. Lui lo sta facendo per il popolo italiano, eccolo qua. Lorenzo qua lo fa per tutto il popolo italiano. Un artigiano che lavora 5 mesi per lo Stato, 3 mesi per i dipendenti, 2 per le bollette e dopo vedi te. Senti, è nudo oggi per dire che cosa? Per dire che lo Stato ti lascia nudo e c'è poco da fare con tutti i balzelli, adesso è arrivata la Tares, poi l'Imu, eccetera, eccetera, e poi naturalmente perché ognuno con la sua creatività deve contribuire a risvegliare le coscienze. Senza dubbio il simbolo di questa giornata di protesta a Padova è stato lui, Lorenzo, 46 anni. Un impiego ce l'ha, è artigiano, lavora in proprio, ma a fine mese rimane ben poco. Ha sfidato il freddo a torso nudo con i muscoli del corpo che tremavano. Con lui tanti i volti di chi dal 9 dicembre sta gridando la propria esasperazione contro lo Stato. Oggi è anche una giornata di lacrime, quella di Luciano Sturaro, portavoce dei forconi padovani, abbraccia la moglie, lei che ha deciso di bruciare le bollette che non riesce a pagare, le lacrime di chi vuole continuare la protesta ad oltranza con i presidi, le lacrime della moglie del negoziante di legnaro che quest'estate ha sparato ad un ladro che era entrato per rubare, c'era anche lei tra i forconi e poi c'è la rabbia di Gaetano che stringe tra le mani la Costituzione italiana. E certo noi l'Italia la solleveremo dal pantano in cui i politici e le istituzioni l'hanno portata.
E anche il governatore del Veneto Luca Zaia ha voluto dire la sua sulla questione dei forconi oggi a Padova. Serve una proposta concreta, ha detto, altrimenti questa protesta non servirà a nulla. Dico che mi spiace se la protesta dovesse chiudersi e spegnersi come una candela. Penso che è fondamentale che innanzitutto non nasca una guerra tra poveri, nel senso veneti in coda contro veneti che fanno fare le code. E dall'altro è necessario che ci sia un punto di caduta, perché se il punto di caduta in una protesta come questa è solo ideologico, non si porta a casa nulla. Quindi qualcosa di concreto bisogna chiedere, perché deve diventare il momento della discussione. Vuoi l'autonomia, vuoi l'indipendenza, vuoi non pagare più tasse, vuoi quello che vuoi, però bisogna che ci sia una cosa che sia codificata e che abbia un inizio e una fine. Ed ora la cronaca: è stato avvicinato da un uomo mentre era fermo a bordo della sua automobile al semaforo di via Faggina, l'Arcella. Ad un tratto il baroldo ha rotto il finestrino della sua vettura e ha portato via la borsa, che non conteneva denaro ma documenti importanti. Vittima dell'ennesimo episodio di violenza in città, un medico 57enne padovano che stava tornando a casa. In provincia invece è spaccata questa notte al supermercato Eurospar all'interno del centro commerciale La Fornace di Mestrino. I ladri hanno sfondato una vetrata con il tombino e poi però non sono riusciti ad arrivare alla cassaforte. Parliamo del gioco d'azzardo. Dopo il voltagabbana del Senato sulla norma che avrebbe permesso ai sindaci di avvantaggiare attraverso sgravi quei locali che avessero scelto di non installare le slot machine, ecco la loro reazione. Attento tutti i poteri sindaci di intervenire con un piano e con una regolamentazione seria. Sindaci contro le slot e il governo si prende gioco di loro. Da mesi la battaglia dei 50 primi cittadini del Veneto, con in testa il sindaco di Loreggia Fabio Bui e l'assessore Claudio Piron, per combattere la ludopatia, un male silenzioso alimentato da un mercato troppo cieco. Ieri 118 senatori hanno votato l'emendamento presentato dal nuovo centrodestra che penalizza nei trasferimenti i comuni che emanano norme restrittive contro il gioco d'azzardo. L'emendamento proposto da l'altro giorno in Senato prevede che se un sindaco fa una qualche ordinanza o assume qualche atteggiamento per limitare i danni di questo gioco d'azzardo, avrà decurtati i finanziamenti da parte dello Stato. È una vera e propria follia. Tra i senatori traditori, Scelta Civica e Partito Democratico, spuntano i nomi dei veneti Giampiero Dalla Zuanna, Felice Casson e Rosanna Filippin. Abbiamo deciso con il sindaco Bui di chiedere ai parlamentari veneti e ai sindaci veneti di vederci il 27 di dicembre, prima che l'anno chiuda, per correre immediatamente ai ripari e per dirci, guardandoci in faccia una volta per tutte, che ci sono delle priorità per questo paese e una è questa. Era attesa a Padova oggi il ministro Cancellieri per un convegno sulla situazione delle carceri organizzato da Nessuno Tocchi Caino alla Due Palazzi di Padova. La Cancellieri non è potuta esserci ma ha inviato questo messaggio: non possiamo permetterci di prendere altro tempo, dobbiamo garantire che la pena nella sua primaria funzione rieducativa consenta quella crescita civile e culturale essenziale al reinserimento sociale. Queste le parole del ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri. Il caos dei treni, un'altra giornata di calvario per i pendolari che con un video decidono di prendere in giro Trenitalia. Dalla rabbia alla derisione, questo video pubblicato su internet e confezionato dagli studenti di Trenitalia è già stato visto da 600 persone. Tutti i dati e le foto delle bacheche che riportano i ritardi collezionati da Trenitalia sono in un faldone che a tempo debito verrà mostrato a chi di dovere. Intanto per i pendolari ieri è stata l'ennesima giornata di passione da quando è entrato in vigore l'orario cadenzato. Hanno messo gli orari cadenzati e quindi è un casino viaggiare da Legnago. Mi hanno detto che c'era un autobus sostitutivo, in realtà non c'era, mi hanno cancellato treni che ho dovuto aspettare un'ora in stazione di sera da sola. Che treno era? Era per Bassano. Sul treno. Non hai detto che arrivi puntuale però? No, no, no. Ci sono spesso ritardi e diversi disagi. Hanno cancellato un treno, il sostitutivo era senza riscaldamento e è arrivato in ritardo di un quarto d'ora. È una cosa
Non guardi, non saprei neanche come descriverla. Questo era un treno per Venezia. Ieri è stato cancellato anche il treno delle 16:16 per Bassano, sostituito con un autobus che però non ha potuto contenere le 80 persone che attendevano di salire, perché è arrivato già pieno, il conducente non ne sapeva nulla. Cosa può fare Babbo Natale per il treno? Un po' meno ritardi. Hai trovato disagio? Già da quando li hanno cambiati. Non resta che stare a vedere come andrà a finire, per fortuna in molti si fermeranno con le vacanze di Natale. Nel frattempo... A proposito di trasporti, come di consueto durante le festività natalizie cambia l'orario del tram e del bus. Non circoleranno mercoledì 25 dicembre, giovedì 26 dicembre invece servizio con orario festivo. Da venerdì 27 dicembre a venerdì 3 gennaio sarà erogato il servizio con orario prefestivo. Nell'ultimo giorno dell'anno, ovvero martedì 31 dicembre, tutte le linee termineranno il servizio alle ore 20:30, mentre il primo di gennaio la circolazione riprenderà a partire dalle 8 del mattino. E come ogni venerdì guardiamo che tempo farà nel fine settimana. Fine settimana del tipo autunnale, con temperature ben al di sopra della norma. Abbiamo sì passaggi di sistemi perturbati, però scorrono sulle Alpi e non ci interessano direttamente perché su di noi ancora insiste un'area di alte pressioni. Quindi un sabato e una domenica su Padova e su tutto il Padovano con cielo stratificato da nubi, quindi un cielo coperto, però con quasi nessuna precipitazione, se non localmente molto breve, molto, molto debole. Avremo però ancora banchi di nebbia durante la notte, soprattutto domenica e nelle prime ore del mattino. I venti sono molto deboli, le temperature dicevamo più alte della media, 5, 6, 7 gradi le minime, 8, 9 gradi le massime. Continuate a segnalarci i vostri presepi e alberi di Natale che noi verremo a riprendere e poi trasmetteremo al termine dei nostri telegiornali. Fatelo inviandoci le vostre segnalazioni ai numeri e all'email che state vedendo in questo momento in sovraimpressione. Vi ricordo come sempre a partire dalle 21:05 l'appuntamento con Focus, si chiude la settimana sempre con al centro del dibattito i temi di attualità politica, ospiti del direttore Luigi Bacialli ci saranno questa sera, Diego Volpe Pasini, Tiziana Agostini, Sante Carraro, Domenico Presti, Angelo Squizzato, Gianni Girotto e Gualtiero Dall'Osto. Ed ora vi lasciamo con le immagini dei presepi e dell'albero di Natale delle gemelline Emma e Alice e del loro fratellino Enrico Moretti di Mestrino. Arrivederci. Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale they say, he was made of snow but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when...